E quegli arancini buoni Ok, quanto mi perfetto. mancano. Grande. Mi Ok. raccomando, qui sono arancini, eh? Arancine a Palermo, qui sono arancini. Ok. Io sono arancini. Aspetta, andavo da quello, ce n'erano due. Uno era su Viale Etnea, era Savia oppure Savia, giusto, Spinella? Savia, e quell'altro vicino come si chiamava? Spinella, Spinella. Spinella. Ci sono ancora. Madonna, una cosa di una bontà Ok, buona. dovremmo essere online anche su YouTube, quindi Siamo direi aspettiamo le pronti? 18 e poi possiamo iniziare. Senti, sai che stavo pensando, organizzatore? Vorrei vedere intorno a me dei volti, se è possibile, di alcuni feedback. A me basta Letizia, però se c'è qualcun'altra, io capisco che ho delle persone e mi viene meglio la presentazione. Non so se ci hai mai pensato, riflettuto. C'è questa possibilità? Bisogna convincere questi 27-28 partecipanti che Allora, me li sono metti? online E adesso. come faccio a vederli? Non riesco a. No, devono attivare loro l'audio e il video spontaneamente, non li possiamo obbligare. Eh no, io sono uno che obbliga sempre perché sono molto dittatoriale, sono molto amico di Pinochet e mi ha insegnato tante cose, capito? Va bene, per questa volta farò finta di nulla. Siamo pronti? Aspettiamo ancora le 18 che si Vedete? collechino il numero decente di persone. Va bene, allora aspettiamo il vespro, vero Letizia? Va bene. La definizione del vespro, le 18. Le 18. Perfetto, puntualissimo. Però no, Letizia, che Bene. particolare quando vai a Catania e poi te ne rendi conto. Ti rendi subito conto. Organizzatore, come ti chiami? Giulia Silvestri. Ah? Giulia Silvestri. Io Giulia. Giulia, di dove sei? di Firenze, ma sono a Torino adesso. Ah, quindi Northwest, va bene? Allora, invece Catania è Southeast. Sai qual è la differenza? Allora, Qual è? io marcavo col badge alle 6:36, 6:40 del mattino con una luce che non hai idea, Giulia. Sbaglio, Letizia? No, sbaglio, sbaglio. A Torino non sono sicuro che sia molto luminosa la piazza. Capito? È alle 6 del mattino. Adesso che siamo Giulia, quasi al 21 tu pensi che io giugno. sto scherzando? Alle 6:30 del mattino a Catania di giugno è luce piena. Perché No, siamo ma ci fino a credo. dopo le 8? È un paradiso. Ma Infatti non infatti, vediamo l'ora di andare a trovare Letizia. fate bene. Io ho lavorato prima al Vittorio Emanuele e poi a Cannizzaro. Cannizzaro era un ospedale molto ben inquadrato. E ora Letizia dove sta? Al Policlinico? In realtà sto dove? Perché giriamo in continuazione in varie strutture. Quindi in questo momento mi divido tra la nuova struttura collegata al vecchio Vittorio, che è il nuovo ospedale San Marco, e probabilmente il Policlinico anche. Senti, conosci anche il professore Castellino? Certo, assolutamente sì, professore al Policlinico. Una brava persona, mi ha insegnato tanto il professore Castellino, sono molto molto grato, sono persone molto 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 in gamba. E la Proprio su Stancanelli, pure la conosci la Stancanelli? Certo, la moglie del professore, assolutamente sì. Sì. Va bene così, va bene così. Allora, io sono pronto, ditemi voi quando volete iniziare. Avete già fatto la settimana scorsa una review su qualche argomento con gli elettroliti? No, sugli elettroliti. Eventi sugli elettroliti li avete fatti di recenti? No, sugli elettroliti no.
Quali sono gli argomenti che avete trattato finora, grosso modo, così a memoria? Ciao Gianluca! Di Ciao. dove sei, Gianluca? Bari. Bari! Sì. Ah, quindi stai con Vito De Canella? Sì, professore Ok. Canelli. Bravo, bravo, grande persona in gamba, Vito. Allora, che argomenti avete trattato? L'ultima volta abbiamo parlato dell'EGA. Ah, quindi con la Guiotto. Sì, esattamente. Ok. Lei è veramente brava, brava, brava. B con la B maiuscola, eh? Quindi oggi avrete un poco di difficoltà perché siete troppo ben abituati. Quindi vi dovete un poco adattare. E poi che avete avuto precedentemente? Un attimo che le mando il programma. Attendo un attimo, professore. Sì, ti ascolto. Ok, scusi, ma sono dovuto disattivare il video. Abbiamo avuto No, una. io ho allargato un po' la finestra, così c'ho 1, 2, 3, 19 persone. Se si aprono i video, mi serve come feedback, a me fa molto piacere. Sì, certo, lo può fare. Abbiamo avuto una scorsa lezione con il professor Leonardi sull'MSTEMI e un'altra invece sulla gestione del paziente con insufficienza renale acuta con il professor Mariano. Ok. Quindi finora ce ne avete fatte quante? Con lei facciamo quattro lezioni delle conferenze condivise delle scuole Meno d'Italia. Cecilia ci segue? Dovrebbe esserci. Cecilia Beccattini, la professoressa Beccattini, ci segue? Avevo visto che era entrata, forse, però no, non risponde più. Ok, ancora un minuto. Ecco qua. Allora, Ludovica? Ciao, ciao, ciao Ludovica, buonasera. Di Buonasera. Di dove sei, Ludovica? Genova. Ah, di Genova. E chi è il tuo direttore? Il prof Pontremoli. Ah, Pontremoli, come no? Altro che grande. Cinzia, ci sei? Cinzia, non ci sei. Agnese? Ci sono, Ah, non ti vedo. sono senza video, ma ci No, sono. devi mettere il video perché mi sei molto utile se metti il video. È tutto più interattivo. Eccola, più bravissima. Okay. Cinzia? Agnese? Agnese, dove sei? Io in Umbria, a Terni in questo momento. Ok. E il tuo direttore Agnelli? Sì. Vabbè, Cinzia non abbiamo speranze. Vabbè, Giulia ci sei? Sì, salve, sono Giulia Verardo. Bella Giulia, fatti vedere un po' così almeno. Arriviamo. Buongiorno. Ciao Mauro, sono Cecilia Beccattini, I vostri ciao. volti saranno la mia bussola, vi spiego. Giulia, Ludovica, Agnese, Gianluca, è più valido proiettare diapositive e vedere l'espressione
delle persone che ti seguono. Ma interazioni diverse, però visto che si è collegata la professoressa Becattini, Cecilia, ci sei? Ci sono, mi senti? Sì, molto bene. Cecilia, io ti volevo ringraziare per questa importante opportunità. È molto bello stare con i ragazzi, quindi è sempre un evento. Siamo noi che ti ringraziamo perché ci insegni qualcosa, quindi tutti vogliamo imparare. Ci proverò. Allora, se mi date il via, io posso iniziare. Io non riesco a vedere in questo momento perché sono temporaneamente sul telefono finché non arriva al computer quanti sono i collegati. Per cui non so se i ragazzi ci fanno assistenza, ma comunque siamo quasi 70, per cui... Allora, buonasera professore. Buonasera. Ci sono poi 50 persone collegate su YouTube per ora. Ecco, per cui 120. Penso che si possa partire, insomma, perché qui tu sei in Mondovisione, eh? Cioè preparati oggi perché questo è un meeting particolare, eh? Per cui... Okay. Allora cercherò di dare il meglio. Anzitutto mi vedete bene? Sì. Okay. Allora, intanto io ho a cuore l'argomento degli elettroliti, come farò vedere nelle diapositive, è qualcosa che diciamo mi porto dietro dalla mia specializzazione. La mia specializzazione non è sicuramente quella della medicina d'urgenza perché non esisteva, ma è della nefrologia. La nefrologia è una specialità che... c'ha molto dell'urgenza, per questo voi ve lo lascio immaginare. Quindi ho avuto l'opportunità di entrare come direttore della specializzazione con una base, diciamo, molto vicina all'emergenza, che era quella che mi era stata fornita dagli anni passati in nefrologia, dove ci sono a volte pazienti veramente complicati. Ok, allora se mi date l'ok io posso anche iniziare. Può iniziare. Allora io direi che facciamo una presentazione ufficiale, dai, come tutti per gli altri relatori. Per cui io direi che siamo alla fine dell'anno accademico, no, però alla fine dell'anno, diciamo così, scolastico. E quindi chiudiamo in bellezza con l'ultimo seminario congiunto delle scuole di specializzazione in medicina d'emergenza e urgenza. E abbiamo il professor Giordano che oggi ci parlerà di quello che sono l'ipersodemia e l'ipossodemia, quindi dei disordini elettrolitici. E noi ringraziamo il professor Giordano perché credo che questo sia un tema comune e importante per il medico di medicina d'emergenza urgenza. Quindi prego Mauro, cominciamo. Grazie Cecilia, la professoressa Becattini è una persona che appartiene al mondo del fare. Se non fosse per lei, probabilmente questa carrellata di eventi non avrebbe mai avuto piede. Quindi la ringraziamo perché ci ha dato questa grande opportunità. Iniziamo subito con la prima diapositiva. Ecco qua. Allora, la prima diapositiva non poteva che non mostrare il nostro mare, in questo caso il mare di Posillipo, dove si vede in lontananza il Vesuvio. Perché? Perché è dal mare che probabilmente noi proveniamo e il mare ha una caratteristica, una concentrazione tra le tante cose anche di solito particolare. Questa concentrazione di sodio l'abbiamo riprodotta all'interno del nostro organismo, assicurando che intorno alle cellule, liquido interstiziale, la quantità di sodio fosse in qualche modo rispettata. Ok? Francesco Mulè sta chiedendo di annotare il contenuto condiviso.
provo, giusto? No, no. No, penso che abbia cliccato per errore, quindi... Okay, io chiedo sempre. Quindi parlando di fluidi, di liquidi del mare, non possiamo non parlare della distribuzione dei liquidi corporei nel nostro organismo, che voi conoscete molto bene sicuramente. Qui è giusto per ricordare, noi siamo formati da una quantità, una percentuale variabile con l'età, con il sesso, di acqua. La gran parte dell'acqua è un'acqua intracellulare. Il totale è circa il 60%. La prima diapositiva a quale vorrei sottoporre la vostra attenzione è quella che io vidi alla vostra età, tanti anni fa, quando subito dopo la laurea mi trasferì in Texas, dove ero andato per un'esperienza. In realtà sono rimasto per un po' di più di un'esperienza, sono rimasto per diversi anni. E il professore De Fronzo, Anthony De Fronzo, era uno dei principali esperti degli elettroliti in tutti gli Stati Uniti. Che cosa mi colpì di questa diapositiva che vidi proiettata proprio da lui? Quanto fossero presenti come prevalenza gli squilibri elettrolitici nei pazienti ospedalizzati. Quindi si parlava circa dell'11% dell'iponatremia e dell'ipocalemia. E questa è una cosa che mi aveva sicuramente molto colpito. Un caso clinico che ho avuto l'opportunità di descrivere e riportato in questa diapositiva e ho voluto sottoporla a voi per toccare con mano quanto possa essere pericolosa l'iponatremia, l'argomento per esempio che trattiamo oggi. Ebbene, questo è un ragazzo di una decina d'anni che viene in ospedale con un dolore in fossa iliaca destra, al quale viene rapidamente eseguita una diagnosi di appendiciti acuta bianchi aumentati e arriva in pronto soccorso. Arriva in pronto soccorso e il chirurgo di turno viene chiamato in una maniera forse un po' troppo scenografica. Presenta il problema alla mamma, ecco il concetto della comunicazione in emergenza, dicendo che si doveva subito operare questo ragazzo. Quindi scatenando, come dire, uno stato di ansia nella mamma e nel figlio giovane di decenni. Questo che cosa ha portato? Ha portato una serie di influssi probabilmente cerebrali che di seguito sono, diciamo, si sono presentati, non tanto durante l'attività operatoria, ovviamente è andato tutto magnificamente bene in quel poco di tempo chirurgico che ha affrontato questo ragazzo, che era intorno a una trentina di minuti, però dopo un poco è ritornato in corsia e gli hanno fatto le terapie classiche, terapie fatte di liquido. Vedete, i fluidi somministrati a volte possono essere, diciamo, controproducenti. Questo ragazzo avevano notato da subito che non urinava e allora fu somministrato dal gruppo dei chirurghi che ce l'aveva in cura della glucosata. Poi, vedendo che non urinava, anche del mannitolo. Ora, la glucosata e il mannitolo hanno una caratteristica, sono fluid electrolyte free. Quindi, sicuramente possono andare ad alterare quella che è la quantità di sodio nel contenuto della persona, dove somministriamo. Questo è un ragazzo. Il ragazzo non urina, continua a non urinare. Quindi vanno giù con i diuretici, cercano di stimolare la diuresi, fatto sta che non ottengono granché. Non ottengono granché, ma
purtroppo si assiste a un decadimento del livello della sodemia in maniera repentina. Cioè in pochi giorni questo ragazzo scende a 103 di sodio. Il volume urinario era contratto già da prima, la creatinina inizia ad elevarsi, sono tutti segni di che cosa? Sono segni di un probabile inizio di una delle patologie più terribili per il sodio, per fortuna non frequente, ma che noi dobbiamo conoscere. La sindrome da inappropriata secrezione di ADH. L'ADH crea chiaramente un'impermeabilità, l'antidiuretico, per cui non ci permette di non perdere acqua. Se per esempio, non so se Letizia è ancora in ascolto, però mettiamo caso che andiamo su una bella spiaggia in Sicilia, cioè, mi sembra Capopassero di ricordare una bella spiaggia, e andiamo lì sotto il sole d'estate, non beviamo nulla, questo sistema, il sistema di secrezione di ADH, ci permette di reagire a una possibile disidratazione senza perdere acqua con le urine in maniera eccessiva, cioè giusto quello che serve. Ma se inappropriata, la secrezione di ADH addirittura blocca completamente la diuresi. E allora che cosa fa? In questo caso fui io, ma il medico d'urgenza cosa fa? Anzitutto rassicura il paziente, perché il problema inizia a essere, diciamo, abbastanza complicato quando dopo gli iniziali seizure, dopo le iniziali scosse epilettiche, si assiste a un vero e proprio, vera e propria cecità. Cioè il ragazzo non vede più, cioè non vede proprio più. In realtà viene eseguita una risonanza magnetica che mostra che i normali sulci, i normali solchi della rappresentazione degli emisferi sono in parte scomparsi, cioè c'è un appiattimento. Questo è indicare che cosa? È indicare che l'ipotrofia acuta aveva creato un edema generalizzato a livello cerebrale e aveva in qualche modo recuperato quello spazio dei solchi cerebrali utilizzandolo all'espansione del cervello confinato nella scatola cranica. Ecco che il problema si fa un problema, diciamo, via via più complesso. E quindi come si può cercare di uscire? Bisogna uscirne subito affinché non ci sia un danno irreversibile o completamente irreversibile. E allora il modo migliore che abbiamo trovato è sospendere qualunque tipo di infusione, numero uno, tranquillizzare madre, tranquillizzare figlio che non vedeva e somministrare concentrazioni ipertoniche di sodio lentamente fino ad ottenere la sodemia giusta, quindi non far soffrire più il cervello. Da lì in poi si è visto un fiume di urine partire, quindi si era sbloccato la secrezione di ADH impropria e quindi il soggetto via via aveva ripreso la sua funzione renale e fu un bel successo e un sospiro perché ha ripreso a vedere. Quindi la zona occipitale era ritornata ad non essere più sofferente. L'iponatremia. L'iponatremia la dobbiamo immaginare qui nel corpo umano come una quantità di sodio che può essere più o meno quella normale, no? Cioè non è necessariamente una quantità di sodio ridotta, come può anche accadere, ma è più probabile che accada il contrario, cioè ci sia un eccesso di liquidi e questo può comportare una iponatremia. Lo stress osmotico che il sodio va a creare sulle cellule del nostro corpo e alla fine
è alla base di tutte le sintomatologie che osserveremo quando incontreremo un paziente con uno squilibrio del sonno. Da una parte, un volume normale della cellula cerebrale, qui rappresentata in bianco al centro, a destra l'iponatremia, una cellula cerebrale che si è rigonfiata notevolmente, perché il sodio povero all'esterno della cellula non va in contrapposizione con l'osmolarità all'interno della cellula. L'acqua segue l'osmolarità, e questo lo sappiamo, l'acqua, la pressione osmotica all'interno rigonfia la cellula. La cellula è confinata nella scatola cranica, e parlo della cellula cerebrale, e questo crea esattamente la sofferenza principale dell'iponatremia. E già, perché la cellula muscolare, il muscolo, non so, quadricipite, che si rigonfia da poco. La cellula invece cerebrale è confinata da molto della sintomatologia. Contrariamente, nell'ipernatremia assistiamo al processo inverso, cioè uno shrinking, cioè uno strizzamento letteralmente delle cellule. Quindi swelling e shrinking. La sintomatologia è ben conosciuta, no? Inizia con una sintomatologia lieve, con un'astenia, vertigini, attenzione, voi saprete sicuramente che, soprattutto riferendosi all'anziano, una grande percentuale di cadute dell'anziano a casa, improvvise, può essere dovuta anche all'iponatremia. C'è una correlazione tra eventi di frattura di femore in pronto soccorso e iponatremia nel paziente che ne fa cesso. Moderata 130-120, ma è quella severa che sicuramente è quella a quale dobbiamo dedicare la maggiore attenzione, cioè inferiore di 120. Problemi sull'attività cerebrale, lo stato di coscienza, allucinazione, epilessia, coma e, perché no, anche alterazioni della visione. Uno dei primi dati che vi vorrei fornire con questa carrellata di diapositive risale a uno studio fatto qualche anno fa proprio nel nostro piccolo pronto soccorso, che è un pronto soccorso di provincia. In realtà era piccolo, poi mano a mano negli anni è diventato sempre più affluenza sempre maggiore. Perché? E allo stesso modo, sempre su questo lavoro pubblicato poi sull'American Journal of Emergency Medicine, abbiamo riportato che il gruppo formato da giovani aveva una presenza all'accesso in pronto soccorso di squilibri elettrolitici percentualmente molto più bassa rispetto chiaramente a quelli degli anziani. Quindi già qui stiamo creando un identikit: in pronto soccorso, paziente anziano è un paziente che potrebbe avere nel 18% dei casi uno squilibrio elettrolitico. Inizia a essere un numero importante. Poi abbiamo voluto vedere altro, cioè sappiamo che una quota dei pazienti che fa accesso al nostro pronto soccorso finirà con l'essere ricoverata, ospedalizzata. Questa quota da noi è intorno al 7%. Abbiamo voluto vedere in questa quota del 7% qual era la fascia di pazienti che avevano sviluppato anche uno squilibrio elettrolitico. Ebbene, il 35% di questi avevano un electrolyte imbalance, a testimoniare la presenza degli squilibri elettrolitici in emergenza. Abbiamo anche voluto vedere però dei pazienti ricoverati che andavano incontro ad exitus, per fortuna una percentuale minore, come qui rappresentata del 4%, poco di più, quanti avessero anche
lo squilibrio elettrolitico. Ebbene, il 42% dei pazienti che andavano incontro ad Exitus successivamente al ricovero avevano uno squilibrio elettrolitico all'ingresso. Quindi capirete come gli squilibri elettrolitici, l'iponatremia, se volete, in particolare, è sicuramente un aspetto molto, molto, molto importante come fattore dipendente di gravità, come rappresentato in questo chiarissimo studio giapponese, dove vedeva le cause di decesso dei pazienti che si ricoveravano con problemi di scompenso cardiaco. Abbiamo però valutato anche la prevalenza degli squilibri elettrolitici, dei vari squilibri elettrolitici, nelle varie fasce di età. E che cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che l'ipocaliemia è qui rappresentata maggiormente nella fascia di età più giovane. L'ipercalemia nella fascia di età più anziana. E ancora l'iponatremia, un po' in tutte le fasce, ma ancora di più nell'anziano. L'ipernatremia è qualcosa di raro. E forse l'anziano è quello che è meno esposto. Ma il paziente con squilibri elettrolitici è un paziente puro, cioè mi vado a spiegare meglio. Il paziente con un problema cardiologico potrebbe solo avere il problema cardiologico, così come quello respiratorio, solo il problema respiratorio. Il paziente con squilibrio elettrolitico è un paziente che spesso ha altri problemi. Cioè, mi spiego meglio, se voi vedete sulla destra, electrolyte imbalance patients, sono piccole prevalenze in percentuale. E se preferite, anche il kidney patient sono piccole prevalenze in percentuale. Di contro, i pazienti con problemi cardiovascolari hanno elevati numeri percentuali di squilibri elettrolitici. E ancora, quelli lung, cioè quelli che hanno patologie respiratorie, e chiaramente quelli con patologie gastrointestinali. In realtà, i cardiopatici anziani e i gastroenteropatici giovani. In un altro studio abbiamo successivamente cercato di comprendere quale fosse, se ci fosse, il momento in cui nel nostro pronto soccorso gli squilibri elettrolitici sono più frequenti. Voi sapete che durante le stagionalità delle patologie nel pronto soccorso, lo sa bene chi fa il pronto soccorso da anni, sanno benissimo che c'è il momento della polmonite, va bene, questo è un discorso che ora possiamo tirare fuori per modo che non ci ha mai lasciato negli ultimi anni, però prima si ragionava così, il momento della gastrite. Noi non sappiamo, meglio, non sappiamo se c'era una particolare stagionalità nella presentazione dell'iponatremia. E che cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che per quanto riguarda i soggetti con età inferiore ai 65 anni, c'è una modica aumento nei mesi caldi, soprattutto quelli estivi, ma soprattutto nei pazienti anziani, cioè contrariamente a quello che avremmo potuto immaginare, l'iponatremia, cioè un eccesso di acqua, è superiore nel mese caldo nel paziente anziano. Abbiamo anche voluto valutare quale fosse la sodemia media nelle varie stagioni. Ebbene, la stagione più calda
era caratterizzata da una sodiemia media dell'iponatremico di 127, che è una sodiemia sicuramente molto molto rilevante. Quindi abbiamo visto che non solo era più frequente, ma anche più grave. E allora ci siamo posti la ricerca per motivo fisiopatologico che sottintende a tutto questo. E in effetti abbiamo visto che c'era un aumento dell'iponatremia con l'aumento della temperatura e ancora una riduzione della sodiemia con l'aumento della temperatura. Questa è la temperatura media presa all'aeroporto di Napoli nei mesi dell'anno nel quale abbiamo condotto lo studio. Perché tutto questo? Ebbene, ci sono una serie di studi che fanno notare che durante l'estate la termogenesi è ridotta. E voi mi direte, ma perché? Che c'entra la termogenesi? Allora, l'attivazione ormonale tiroidea, che in qualche modo è molto caratterizzata per la termogenesi, porta al avere il desiderio di cibo inferiore durante l'estate rispetto all'inverno. Questo minor apporto di cibo crea anche un minor apporto di cibo salato. Voi lo sapete qual è il cibo salato per eccellenza, o meglio, il più grande apporto di sale col cibo. Lo sappiamo tutti, è il pane. Almeno dalla mia parte, non so in Toscana, però dalle mie parti è sicuramente uno dei cibi più ricchi, perché per quantità e per salinità. Quindi, in definitiva, un soggetto anziano che mangia di meno e che beve di più, forse, perché noi l'abbiamo indotto a bere anche attraverso le stimolazioni della pubblicità. Bevi, bevi, sei anziano, devi bere. Le due cose messe insieme probabilmente hanno condotto a questa alterazione della stagionalità, della presenza, della prevalenza dell'ipotermia. Ma il sodo da chi è gestito? È gestito dal GI, dal nostro apparato gastroenterico, o è gestito di più dai nostri reni? E quindi, se è così, deve esserci un problema renale. E questa è una domanda che ci siamo posti. Qui abbiamo uno studio molto interessante fatto tantissimi anni fa dal professore dove io ho avuto il piacere di essere residence negli Stati Uniti, del professore De Fonso, che in maniera estremamente brillante aveva già inteso, già aveva compreso che il soggetto giovane privato, okay, di acqua, water deprivation, aveva una capacità di concentrazione che era molto superiore a quello che aveva considerato il soggetto anziano, tenetevi forte, 60 anni, 60/79, ok? Quindi non sono gli anziani certo di oggi, perché 68 di media, voglio dire, se lo presento alla geriatria, alla società italiana di geriatria, un dato del genere, lo chiedono. Okay? Però c'è una presenza di un buon 20%, cioè significa che il soggetto anziano normalmente perde, un po' come la presbiopia renale, per intenderci, la funzione renale, in realtà perde tutto. Perde la funzione fisiologica, la funzione cognitiva, ma anche la funzione renale. Okay? Quindi anche la sua capacità di trattenere l'acqua è in qualche modo alterata. Ecco perché noi lo facciamo bene. Ma anche la sua capacità di eliminare l'acqua, perché lo stesso meccanismo fa entrambe le cose. Di quale meccanismo parliamo? Ebbene, ci sono dei dati molto interessanti, degli studi fatti in ratti, in topolini,
che mostrano che con l'avanzare dell'età l'espressione di alcune acquaporine, in particolare l'acquaporina P2 e la P3, inizia a essere sempre meno espressa con l'età e questo crea un'alterazione di quella che è la gestione dell'acqua in eccesso o in difetto nel corpo dell'animale. Ma noi che cosa chiediamo ai nostri pazienti? E già, i pazienti, e soprattutto quelli anziani, sappiamo che sono affetti da ipertensione arteriosa. Guardate, in Italia abbiamo 60 milioni di abitanti, la percentuale di ipertesi, circa il 18-20%, sono 12 milioni. 12 milioni di abitanti sono ipertesi. E che cosa noi diciamo a questi 12 milioni? Di mangiare molto poco. Vediamo le altre. I studi epidemiologici americani, lo sappiamo bene, sono un ufficio di prevenzione in America molto ipertrofico, che forse un domani avremo anche noi come Europa. Però mostrano chiaramente il grande utilizzo di diuretici, soprattutto nella fascia di età più anziana. Quindi il diuretico nell'anziano è estremamente aggiunto al calcio antagonista, al beta bloccante, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo diuretico e abbiamo un paziente gestito magari anche in ambiente cardiologico col consiglio di non assumere troppo sale con la dieta. E noi sappiamo che il diuretico funziona proprio col sale, cioè il diuretico eliminando, o meglio, non trattenendo il sale, elimina l'acqua per sollevazione. Quindi noi utilizziamo questo impedimento per cercare di aumentare la diuresi e tenere bassa la pressione. Ma il tiazidico nell'anziano può creare anche uno stato di induzione o allo sviluppo dell'iponatremia. Questo studio bellissimo fatto da Barbara Clark ormai tantissimi anni fa lo dimostra in una maniera molto elegante. Cioè l'anziano di per sé ha una risposta alla privazione d'acqua, all'acqua in eccesso alterata. L'abbiamo visto con De Fronzo, lo vediamo con Barbara Clark con l'acqua in eccesso, la water clearance, cioè se io ora mi metto insieme a voi mentre parlo e bevo litri e litri d'acqua come fanno le modelle per avere sempre un fisico perfetto perché inganno lo stomaco, lo faccio dilatare e mi riduco la fame, va benissimo perché c'ho dei reni che funzionano bene. Nell'anziano non tanto bene. Se poi diamo il diuretico crea una risposta ancora più blunted, ancora più appiattita. E questo fa sì che quando diamo il diuretico nell'anziano, il tiazidico sto parlando, in qualche modo lo esponiamo ancora di più. E quindi in definitiva la genesi, se la vogliamo riassumere, la potremmo riassumere con questa diapositiva, dove portiamo all'osservazione nella genesi un low dietary sodium intake, una quantità d'acqua di intake superiore, un'aumentata escrezione di sodio con i diuretici, una ipovolemia dovuta all'abuso di diuretici che sviluppa, perché no, anche un pochino di acqua in più. Il tutto crea una situazione particolare che è la base della genesi della iponatremia, come ci dice Ashraf. Il circolo vizioso dell'acqua, quindi lo possiamo qui identificare molto bene. Acqua in eccesso, non ci priviamo dell'acqua facilmente, possiamo avere una sofferenza cerebrale, l'acqua in eccesso ci induce
all'utilizzo di dosi a volte anche massicce di diuretici, con lo sviluppo di che cosa? Non solo dell'iponatremia, ma anche dell'ipocalemia. Ulteriore problema anche al cardiopatico, giusto per avere una visione completa di quello che accadrà. Il trattamento del paziente iponatremico va ben considerato. Il paziente iponatremico, in definitiva, lo possiamo inquadrare come un paziente acuto 24-48 ore, oppure cronico superiore a 48 ore. In pronto soccorso è difficile, quindi non ci buttiamo troppo in diagnosi pericolose, primum. Quindi, che cosa però dobbiamo dire? Dobbiamo dire che, certo, se io so che è una iponatremia acuta, posso essere un po' più generoso nella correzione. Nell'iponatremia acuta, che succede? L'acqua, improvvisamente, seguendo il suo gradiente osmotico, entra nelle cellule di tutto il corpo, bene, quelle cerebrali che sono confinate nella scatola cranica creano poi il problema. Nell'iponatremia cronica il cervello si organizza. E già, la cellula cerebrale ha dei meccanismi di compenso all'iponatremia cronica. Quindi quando vedete un paziente con 110 di isodemia, dovete anche valutare se è un paziente sintomatico e quanto sintomatico. Perché se è un Pauci sintomatico con 110 di isodemia, guai a voi se lo correggete troppo rapidamente. Lui va corretto? La risposta è sì, ma non troppo rapidamente. Che succede? La cellula cerebrale, dopo 48 ore, inizia a estrudere, a eliminare, non produrre, una serie di osmoliti. Gli osmoliti gli permettono di combattere questa carenza di sodio, l'eccesso della membrana cellulare. Giusto qua per ricordarle, per chi ama i nomi, li ho riportati, il mio neositolo, i prodotti contenente colina, l'N-acetilspartato, il glutamato, alcuni aminoacidi come la taurina. Quindi nella rapida correzione non fa altro che peggiorare improvvisamente e creare una demineralizzazione osmotica. Quindi la correzione non deve essere troppo rapida. Ecco che Adroghe, il grande Adroghe, inizia a scrivere e dice: aspettate un momento, ho notato che chi ha delle correzioni in 24 ore, ascoltate bene, superiori ai 20 millimoli litro, è una persona che può essere associata a un altro rischio di sviluppo di sindrome da demineralizzazione osmotica. Quindi teniamoci al di sopra. Una buona regola è 0,5 millimole ora di correzione, cioè 12 punti in 24 ore. Ok? Questa regola si può infrangere in alcuni casi, però questa è una buona regola. La correzione quindi non è non più di 10-12 punti in 24 ore, 18 in 48 ore, per evitare al massimo la sindrome di demineralizzazione osmotica. Ma vedete bene, mentre abbiamo un massimo di correzione, non abbiamo in letteratura qualcuno o qualcosa o dei dati che ci dicono se una velocità molto lenta possa essere di beneficio o addirittura peggiorativa. Motivo per il quale abbiamo riflettuto su questo e abbiamo ideato uno studio nel quale mettiamo un gruppo di pazienti severi dal punto di vista di iponatremia acuta, quindi inferiori tutti a 120, che venivano corretti con una velocità diversa, una velocità di 0,17 verso una velocità di 0,41.
Che cosa abbiamo visto? Qui sono i valori medi della correzione nei due gruppi e qua è riportato il length of hospital stay. Quindi il soggetto lento è sicuramente un soggetto che rimane nel nostro corsia d'ospedale medicina d'urgenza più tempo rispetto a quello invece corretto con una velocità normale 0,5-0,47. Ma la cosa più sorprendente, che questa è quella che proprio dobbiamo prestare molta attenzione, è il survival rate. Quindi i soggetti corretti come normalmente ci aspettiamo di fare, quindi 0,5 millimoli scusate, l'ora, andavano bene, avevano un'ottima sopravvivenza, sebbene i pazienti con una condizione di comorbidità molto, molto, molto complessa, quindi pazienti molto complessi, quelli che invece venivano a essere corretti troppo lentamente, quindi con il doppio del tempo per intenderci, avevano una survival rate nettamente ridotta. Quindi non scendere al di sotto di 0,3 potrebbe essere una prima raccomandazione. Ma l'iponatremia da che cosa è causata? Ne distinguiamo fondamentalmente tre forme. Qui per un fatto di semplificazione, io cerco sempre di semplificare perché poi a complicare c'è sempre tempo, possiamo dividerla in una ipovolemica e una iperbolemica. L'ipovolemica lo diciamo subito, un eccesso di acqua, non tanto una povertà di sodio, è quella più frequente. Stiamo parlando delle patologie edemigene, quindi lo scompenso cardiaco, che è già di frequente di suo, poi affiancato dalla cirrosi e dalla rara sindrome nefrosica, con una sodiurea che può variare nell'insufficienza renale acuta, una sodiurea sicuramente maggiore, e la scompenso cardiaco, una sodiurea sicuramente inferiore. A questi pazienti noi, essendo ipervolemici, dobbiamo tenerne conto al momento della terapia. Quindi sappiamo ora la velocità di correzione, ma dobbiamo capire che non possiamo dare troppi liquidi. Perché? Perché sono a volte pazienti caratterizzati anche da comorbidità e quindi possono avere, se data in maniera troppo generosa la quantità di liquidi calcolata, dei problemi a livello respiratorio. Quindi va data, è mandatorio, va data una quantità di sodio più concentrato di quello normalmente presente. E quindi l'utilizzo della ipertonica è sicuramente raccomandato, almeno all'inizio. Nell'ipovolemica invece, quella per esempio dovuta alla diarrea, al terzo spazio, al vomito, all'eccesso di diuretici, come spesso succede, è più indicata sicuramente la somministrazione, essendo ipovolemica, della fisiologica, della soluzione fisiologica. Questa è una bellissima review che non potevo non citare, fatta da Stearns. Stearns che cosa ci dice? Ci dice, ci spiega tanto, anche a livello fisiopatologico, che gli astrociti, per esempio, sono the first line defense per lo stress osmotico. E le acquaporine sicuramente rientrano nel nostro meccanismo patogenetico. E che cosa dice Stearns in questa fantastica review? Dice, se è da poco o se da pochi giorni, facciamo lo shot. Lo shot di Stern. Ma che cos'è questo shot di Stern? Stern fa uno shot fatto in questo modo. Fa un bolus. 100 ml di ipertonica per 3. E innalza la sodemia di quei 4-6 punti.
Questo lo possiamo fare in pronto soccorso, no? Possiamo farlo in volo, quindi praticamente in breve tempo, cioè 30-40 minuti, un'ora, e facciamo 300 millilitri, ok? E lo riportiamo, cioè facciamo una corsa soprattutto nell'ipervolemico, poi lo vedremo dopo, e ha una sua logica. Nel paziente acuto, chi è il paziente acuto? Il paziente acuto è quello sintomatico in pronto soccorso. Qual è la sintomatologia? Benissimo, la confusione mentale. Il paziente rinasce letteralmente con l'appropriata sodemia. Non dobbiamo arrivare al target. Anche 4-6 punti in più rinasce. Se il paziente, nonostante l'iponatremia, non ha questa sintomatologia, e allora ci dobbiamo andare cauti. In realtà, se abbiamo un rapido aumento della concentrazione di sodio a seguito della terapia, abbiamo quella che è la demineralizzazione osmotica, cosa che non vogliamo fare con un rapid changes del plasma sodio. Se invece abbiamo una quantità di sodio che rapidamente scende, e allora là abbiamo un edema cerebrale, ma non l'abbiamo causato noi, il paziente ci arriva così. Sulla rapidità dobbiamo essere noi bravi a capire se il paziente è un sintomatico o non lo è. Bisogna ricordarsi di nuocere quanto meno è possibile, che dovrebbe essere il tatuaggio che noi tutti dovremmo portare in default quando ci iscriviamo a medicina, e non dobbiamo dimenticarlo, anche se io per prima certe volte l'ho dimenticato, ne faccio ammenda. Il calcolo del deficit di sodio. Ora cerchiamo di essere pratici, ok? Cerchiamo di dare a questa esposizione un connotato pratico. Sappiamo che grosso modo, poi varia con l'età, varia col sesso, il 60% del peso corporeo è la nostra acqua, il total body water. Il deficit di sodio, come viene a essere calcolato? Total body water per il target meno il plasma. Quindi 140 target meno il plasma, per esempio un 110, è un meno 30. Bene? Quindi il total body water, che è 42 per 30, sono 1260 millimoli nelle da distribuire nel nostro paziente, ok? Per portare la sodemia a 140. A questo punto c'è una domanda. In quanto tempo? Noi dobbiamo somministrare le nostre 1260 millimoli assicurando che la sua velocità di correzione si aggiri intorno ai 0,5 millimoli per ora. E quindi dobbiamo riportarlo in circa 60 ore. I fatidici classici 3 giorni che io reparto con i miei bravissimi, amabilissimi specializzanti, cerchiamo di rispettare i 3 giorni della correzione, no? La correzione che cos'è? Solo calcolo? È anche una constatazione, perché è frutto di una formula empirica, e questa è la vera risposta. Dobbiamo sempre stare attenti, attenti a tante cose, a quanto è entrato, a quanto gli hanno somministrato, a chi infermieri avevamo, se avevano fatto veramente quello che abbiamo scritto o non avevano fatto. Almeno da noi al sud qualcosa del genere capita, forse i più bravi che diciamo negli ospedali del nord non capita, però noi dobbiamo stare comunque attenti a tutto. E ora vi presento un poco di fluid therapy. Vi presento la soluzione salina, che è fisiologica ma non troppo. Perché ho sottolineato questo punto? Perché se andiamo a vedere, la concentrazione di sodio non è 140 né 135, ma è 154, quindi è leggermente innalzata.
E poi la soluzione ipertonica. Noi nel nostro piccolo ospedaletto di campagna non abbiamo l'ipertonica, ma penso forse anche qualcuno di voi, allora non è un nostro problema, perché pigliamo la nostra brava fisiologica da 2,50, ci mettiamo 6 fiali di ipertonica da 20 mmol per millilitro e abbiamo fatto l'ipertonica. Che cos'è l'ipertonica? La soluzione salina al 3%. Com'è la salinità del mare? 3%. Abbiamo preso l'acqua del mare. Quindi 1260, che erano le millimole di sodio che dovevamo distribuire, diviso 154, che è il contenuto di un litro di fisiologica, sono circa 8 litri. Ok? 8 litri in 60 ore, quindi circa 136 millilitri l'ora in infusione continua. Oppure l'ipertonica, ok? Ricordate lo shot di Stern, ma ricordiamo anche un numero magico di Adroghe, Orazio del Texas, dove io sono stato, la mia seconda città. E quindi, che cosa dice Orazio? Dice che noi possiamo usare un numero magico, che è questo, 0,5 millilitri per chilo di peso del nostro paziente per ora da somministrare al paziente. Faccio un esempio. Un paziente di 70 kg, 0,5 sono 35, sono 35 millilitri di ipertonica da dargli all'ora. Per la protezione dell'anatremia. Molto semplice. Sono finiti tutti i calcoli con questa sua approssimazione. Ok? Ma vogliamo anche toccare l'argomento dell'ipernatremia. Abbiamo già anticipato che l'ipernatremia è molto più rara, però lo dobbiamo in qualche modo anche accarezzare come argomento. E allora ve la sottopongo alla vostra attenzione. Ne abbiamo un'ipovolemica, diuresi osmotica. Che cosa ci fa pensare? La diuresi osmotica ci fa pensare alle iperglicemie severe. Okay? Pensate che l'iperglicemia severa, come quella che si incontra nel coma iperosmolare o nella chetoacidosi diabetica, sono le uniche due patologie che voi riconoscerete con disidratazione, ipovolemia, senza contrazione della diuresi, che vi falserà il concetto del vostro paziente nella valutazione. Mi spiego meglio. Noi impareremo subito, un paziente che urina poco, c'è contrazione della diuresi. Il fatto che continui a urinare, ci mette sulla cattiva strada. Perché è un paziente fortemente ipovolemico e disidratato. Quindi molto attenzione. C'è l'eovolemica, dove c'è una perdita totale di acqua, e qua parliamo del diabete insipido, non possiamo non parlare. E c'è quella invece ipervolemica, come alcune patologie come l'iperaldosteronismo, il cushing, e perché no? Noi che facciamo medicina d'urgenza, il naufrago. Cosa fa il naufrago? Disperato. Inizia a bere l'acqua del mare, un veleno per lui. Ok? Quindi la sua sodiumia arriva a dei livelli stratosferici. Come si calcola la valuta e calcola la terapia dell'ipernatremia? Qui non dobbiamo parlare di deficit di sodio, ma dobbiamo parlare di deficit di acqua piuttosto. E quindi facciamo lo stesso discorso però per l'acqua in maniera percentuale. Quindi plasma sodium fratto target sodium meno 1, cosa ho espresso? La percentuale del total body water. Ok? Per esempio, un soggetto di 160 come natremia
noi vorremmo fosse 140 come target, quindi una percentuale di 12,5 per 42 sono circa 6 litri. 6 litri di acqua. A questo punto la domanda è: che cosa gli diamo? Bene, possiamo giocare con una soluzione glucosata, possiamo prescrivere una soluzione ipotonica, un'emitonica, cioè un 0,45. Se per esempio è diabetico, non potremmo eventualmente utilizzarlo. Oppure qualche volta noi l'abbiamo fatto con un discreto successo, un bel sondino nasogastrico e dare l'acqua per via enterale che in pompa, che è una cosa semplicissima ed è estremamente naturale. Vorrei concludere, se me lo consentite, questa carrellata di diapositive, che spero non vi abbiano tediato troppo, con un concetto importante in pronto soccorso, che ci aiuta a distinguere il paziente renale. L'acidosi metabolica ipercloremica. Noi sappiamo che in pronto soccorso l'attesa delle analisi a volte supera l'ora e noi vogliamo sapere subito se questo paziente, che dicono non urinare, è un paziente effettivamente affetto da insufficienza renale e di che grado. E allora possiamo avvalerci di questo meccanismo fisiopatologico. Con questa semplice formula che ho avuto il piacere di pubblicare. Cioè il pH moltiplicato il prodotto, cioè la frazione, scusate, dei bicarbonati per i clori. Quindi facciamo un esempio: 7,35 di pH moltiplicato 24 diviso 95, che sono i clori. 1,85, il valore normale deve essere comunque superiore a 1,5, quindi vai assicurato. Se invece abbiamo un paziente in anchi con un pH di 7,3 con dei bicarbonati ridotti e dei clori aumentati, un prodotto di 0,97 ci dà sicuramente indicazione di una probabile insufficienza. E non vi posso che non lasciare con quest'ultima diapositiva, che mette in luce l'identità del medico d'urgenza. Il medico d'urgenza è un medico particolare e io spero che nel futuro gli venga attribuita una dignità sempre maggiore, un rilievo sempre maggiore, così come accade negli Stati Uniti, che lo hanno capito subito. Dietro al medico d'urgenza c'è un ospedale. L'ospedale dove c'è il medico d'urgenza bravo è un ospedale diverso. E già, perché è uno che non si avvilisce, che nella difficoltà aggiusta e va avanti, mentre altri invece, più pessimisti, cercano di aggirare o aspettare la soluzione. E quindi vi saluto con questo mia landa desolata che è Marcia Nice, Very Nice, che ricorda un po' nella mia, diciamo, avventura passata del Texas, dove quando ci arrivai, io arrivai prima alla Yale ed ero contento di stare nel New Haven perché ero vicino a New York e quindi noi avevamo una particolare cultura, no? Europea con New York. Quando mi trasferì in Texas capii che stavo nel mezzo del nulla, invece poi mi sono trovato bene e me lo porto come periodo nel cuore, come un bel periodo. E lascio aperto alle domande. Prego. Grazie Mauro. Io direi ai ragazzi di cominciare alzando la mano. Adesso non so se qui si può fare, ma credo di sì, o comunque proponendosi direttamente. Quindi prego. Nessuno? Per rompere il ghiaccio, guarda, c'era già una domanda in chat, non so se tu riesci a vederla. Gianluca che chiede. Allora devo scollegarmi perché non sono sicuro. Aspetta, fermo lì, te la leggo io allora. In cui Gianluca ti chiede se la correzione rapida del sodio può dare mieloplessi pontino. Se la correzione, scusa, non ho sentito.
rapida del sodio può dare un danno pontino? Certo che sì, la correzione rapida è intesa anzitutto come superiore a 0,5 un mille equivalente l'ora per più di 24 ore, superato 20 mille equivalenti nelle prime 24 ore, siamo associati a una grande possibilità di sviluppo di mielinolisi pontina. La mielinolisi pontina non è altro che la vecchia dizione di sindrome di demielinizzazione osmotica, perché gli americani hanno capito che non è solo il ponte. Il ponte è particolarmente sensibile. Vedete che si può anche morire di una correzione salina troppo rapida, proprio per erniazione pontina, per l'edema che si ricorda. Prego. Poi c'è un'altra domanda ancora, in cui si chiede se lo stern shot ha indicazione anche nelle iposodemie ipovolemiche acute sintomatiche. Sicuramente sì, lo shot è tanto meglio quanto più è sintomatico il paziente, perché anche volendo dare liquidi a colui che se lo può permettere, è sempre più rapida la correzione di 100 o 300 in questo caso, e ottenere un miglioramento neurologico del nostro paziente, che poi è, diciamo, l'aspetto. Ciao Matteo! Scusate, una vecchia conoscenza. Prego Matteo, fai qualche domanda pure tu, su. Beh, intanto ti chiedo io una cosa, intanto che Matteo ci riflette, sempre legata allo stern shot, no? Nel paziente che ha una situazione invece cardiovascolare, uno scompenso cardiaco, a volte ci sono alcune segnalazioni in letteratura che l'uso dell'ipertonica, avendo un effetto osmotico, possa comunque poi aumentare la volemia. Quindi ci dobbiamo curare di far urinare il paziente o di correggere il sodio? Cosa ci dici? Allora, io penso che noi che facciamo medicina d'urgenza, noi non curiamo il sodio o non curiamo la troponina. Noi curiamo il paziente. Sembra una banalità questa, ma è il concetto, il paziente ne deve avere un beneficio. Mi spiego meglio. Non faccio bella figura se in cartella ho una sodemia portata da 110 a 120, quanto un miglioramento delle condizioni cliniche del paziente. Questo è un concetto che dobbiamo fare nostro sempre di più. Ci sono pazienti difficili dove anche una quantità di liquido inteso come normale può dare dei problemi. Quindi ritorniamo a quella diapositiva che diceva che la somministrazione era sempre empirica, quindi ci doveva essere sempre una valutazione. Prego. Forza Matteo, stiamo aspettando te. C'è qualcosa che non vi è chiaro? Vi è capitato qualcosa? Vi siete trovati in difficoltà? Matteo, hai capito come si può produrre la ipertonica? Ok, è tutto chiaro? Non è difficile. Sì, qua noi a Careggi siamo più fortunati perché l'ipertonica ce l'abbiamo già pronta. Oh, questo mi sono... No, no, qui non abbiamo nada. Però può sembrare una cosa negativa. In realtà, come tutte le cose, sono particolari. Perché? Vi spiego. Soprattutto per la branca nascente a quale facciamo parte, meno persone abbiamo intorno, più noi impariamo. Mi spiego meglio.
a Cardarelli di Napoli, per esempio, dove ci sono tutte le branche specialistiche, è vietato fare qualcosa di un'altra branca. Capirete che il medico d'urgenza deve pur fare qualcosa, non può chiedere solo consulenza, né attendere solo consulenza, che è l'aspetto controproducente di un ospedale troppo ipertrofico nelle specialistiche. È una cosa terribile. Grazie, grazie Matteo. C'è qualcun altro? Letizia? Sì, professore, vedo un'altra domanda in chat. Gliela leggo. Brava Letizia, che sei l'unica che mi aiuta. Vai. Quali sono secondo lei gli interventi terapeutici da eseguire in caso ci si accorga di una ipercorrezione di sodio? Ecco qua, questa è una bella domanda. Cioè ho sbagliato, che devo fare? Giusto? Letizia, ho capito bene? Sì, sembra che la domanda sia proprio questa. Ok, allora. Anzitutto, guardate che la mielinolisi continua o la sindrome di mielinizzazione osmotica è irreversibile. Irreversibile. Praticamente ho creato una sala. Ho distrutto il giorno. Quindi, se io mi rendo conto da medico che c'è stato un overcorrection, faccio una glucosata. Ok? Ma che cosa intendiamo per overcorrection? Un piccolo aumento o un raddoppio della velocità? Il raddoppio della velocità. Noi non dobbiamo assolutamente superare 20 punti 24 ore. Chiaro? Se io ho superato questo, sono autorizzato a dare una glucosata. E ho risolto il problema. Brava Letizia, questa è una bella domanda. Hai fatto bene a porla. Vero Cecilia, questa è una domanda valida. Assolutamente. Professionalizzata. Anche perché se si sbaglia può capitare, insomma, non è che... No, ragazzi, solo chi non fa non sbaglia. E io ne ho fatti di errori, vi assicuro. È vero, ma... Ok, c'è qualcun altro? Se no ci salutiamo. Vi abbraccio. Che dire? È grazie. Stato un piacere. Grazie Mauro, grazie a tutti e buona serata. Cecilia, sei una donna d'acciaio, brava Cecilia. Ci vedremo, vedremo. Grazie per adesso, grazie Mauro. Buona giornata. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Grazie, grazie professore. Grazie. Ciao Matteo. Arrivederci, grazie. Grazie.